Sindaco, oggi è una giornata importante e bella nonostante il tempo. È una giornata bellissima con tutto il mondo della protezione civile, innanzitutto con gli straordinari volontari che ne costituiscono il cuore e poi con tutte le altre istituzioni, forze che collaborano in questo straordinario sistema della protezione civile di cui dobbiamo essere orgogliosi come paese e come città di Roma, perché a Roma è particolarmente efficace, radicato, collaborativo, esprime valori importantissimi di mettersi a disposizione della comunità ed è molto molto importante proprio per le sfide che stiamo attraversando, sempre più complesse, dei mutamenti climatici, dei rischi legati a grandi eventi, insomma è un sistema, un fiore all'occhiello di questa città e noi oggi l'abbiamo voluto celebrare anche con una medaglia del presidente Mattarella che ho consegnato al direttore Napolitano, ma è rivolta a tutti gli operatori volontari della protezione civile. Oggi si discuteranno tanti temi importanti, domani speriamo, con il tempo permettendo, ma ci sarà invece l'incontro con i cittadini, perché poi questa è un'iniziativa rivolta non solo ad approfondire temi per rendere sempre migliore efficace il dispositivo di protezione civile, ma anche per coinvolgere ancora di più i cittadini, non solo invitandoli a fare questa bellissima esperienza di volontariato, ma anche a conoscere, sapere come comportarsi. Quindi c'è anche un opuscolo per le scuole che verrà poi distribuito in tutte le scuole, dove si spiegano in modo semplice i comportamenti di fronte ai vari eventi negativi che si possono determinare. Noi purtroppo con i mutamenti climatici sappiamo che siamo di fronte a tanti rischi. Ci stiamo preparando, anche come amministrazione stiamo facendo molto, stiamo lavorando per l'interoperabilità della sala operativa, abbiamo acquistato nuovi mezzi per gli incendi, insomma ci prepariamo e sappiamo di poter contare su un mondo straordinario che mostra veramente il volto migliore di questa città. Ecco, oggi si stanno registrando numerosi disagi per tutta la città per via del maltempo. Come vi state muovendo come Comune di Roma? Beh, oggi proprio questo maltempo ha indotto saggiamente a consigliare ai cittadini di non recarsi qui al Circo Massimo e di positivo è presente per monitorare i rischi. Come sempre di fronte a eventi di questo tipo il lavoro è stato sempre molto efficace, quindi siamo sotto controllo, siamo a livello giallo, quindi siamo in fase di attenzione, ma tutti i dispositivi sono pronti in caso di interventi più rilevanti.